Oh boy, e così vorresti farti amare e dominare un uomo. Beh, allora vediamo insieme dei punti importanti. La prima cosa che puoi fare per farti amare e dominare un uomo è eventualmente evitare di essere troppo accondiscendente. Una tipica caratteristica femminile è quella di lasciarsi prendere dall'accondiscendenza. Ma sì, facciamo questo, sono libera quando vuoi, quando facciamo questo non c'è problema, ci sono sempre, whenever you want, sono libera sempre. No, 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 no. Allora, dai dei giorni specifici in cui sei libera e non schiavizzarti. Cioè, l'importante è che devi evitare di essere troppo accondiscendente. Non devi andare a sottometterti o eventualmente ad accomodare l'altro, ma devi portarlo ad eventualmente incanalarsi all'interno di alcune tue caratteristiche, alcune tue richieste all'interno di una relazione, all'interno di una frequentazione. Quindi è importante che tieni questo in considerazione. Il secondo punto è che non devi mai idealizzare la persona che ti interessa. Uno dei miei problemi principali, soprattutto all'interno delle frequentazioni, è che io idealizzo la persona. Questo ne sono ancora colpevole ogni tanto, succede, ma non devi farlo, perché poi che succede? Se lo idealizzi, penserai che sia l'uomo giusto, incominci a pensare: ah, ma questo allora va bene, allora con lui potrei farci dei figli, allora potrei farci questo, potrei farci quell'altro, non ci puoi fare un cavolo. Eventualmente questa persona non la conosce, stai sopravvalutando e quindi stai idealizzando. Ecco, questo non si deve verificare, non deve accadere. Se idealizzi un uomo, stai in realtà idealizzando qualcosa di non esistente, stai idealizzando qualcosa di non tangibile, di infattibile. E come ti permetti di fare una cosa del genere senza conoscere a fondo l'altra persona? Mea culpa, sono il primo che eventualmente quando frequenta qualche ragazza che potrebbe essere interessante, pensa eventualmente di idealizzarla. Ecco, quello è un errore, ti devi subito riprendere, puoi fare subito una buona iniezione di logica all'interno del tuo processo mentale di pensiero per evitare di finire fregata, eventualmente per evitare di finire delusa, perché poi avrai forti aspettative e ci rimarrai male. Il terzo punto importante, quindi la cosa importante, poi adesso sto seguendo i punti, li vediamo. Sono abbastanza fluenti. Un'altra cosa fondamentale è tenere in considerazione che devi scansare questa persona quando ci sono degli impegni che sovvengono, che sono appunto tuoi, di individuo. Quindi ci sono degli impegni principali della tua vita che vengono prima di tutto il resto. Ecco, in quel caso devi privilegiare quello che devi fare. Non devi privilegiare lui, non devi privilegiare il fatto che lui sia disponibile. No, prima vieni tu, il resto vengono le altre persone, quindi devi depriorizzarlo. Mentre la terza, quarta posto, tu individuo, fitness, quindi il tuo benessere, hobbies, famiglia, amici, cerchio sociale, lavoro, whatever, business sta sempre al primo posto e poi eventualmente ci metti lui, molto importante. Eventualmente questo ti aiuterà a dominarlo, a sottometterlo, comunque a farlo stare all'interno di un canale che tu gli imponi, ok? Inoltre, un'altra cosa che devi tenere sempre in considerazione è che non devi provare a cambiare l'uomo con il quale interagisci, ma devi selezionarti una persona eventualmente già montata. Non ti devi prendere l'omino della Lego da montare, ti devi prendere l'action figure. L'action figure è l'omino già montato, ok? Devi prendere Action Man, quindi non l'omino della Lego. È molto importante perché molte persone si avvicinano e pensano eventualmente di poter cambiare un uomo, di poterlo modificare dopo che entrano all'interno di una sorta di relazione sentimentale o eventualmente convincerlo a non fare alcune cose. Ecco, questa cosa non può accadere, non dovrebbe verificarsi. Dovresti invece selezionare una persona già interessante fin dall'inizio. Moltissime sono le persone che scelgono un uomo magari su base logica culturale, perché lui va bene, quello che c'è il lavoro giusto, è quello che va bene per X, Y, Z. It's not gonna work, non funzionerà. Dovresti selezionare invece più su una base semi-istintiva di gut feeling, ma che comunque sia qualcosa di funzionale per te, ok? Un'altra cosa molto importante è quella di non accettare degli atteggiamenti sbagliati. Atteggiamenti sbagliati sono degli atteggiamenti che non funzionano, cioè degli atteggiamenti che lui mette in pratica, metto più al centro, che lui mette in pratica ma che chiaramente non ti fanno star bene. Quindi o fai un call out su questi atteggiamenti adesso che stai sentendo questa persona, un call out quindi significa che gli evidenzi il fatto che non ti piace che abbia fatto alcune cose, o eventualmente poi questi atteggiamenti te li porti avanti nel processo di relazione, te li porti avanti perché poi si replicheranno e saranno sempre lì presenti. Dunque, se fa delle cose che non vanno bene, ok? Non devi eventualmente lasciartiele continuare a fare sul lunghissimo termine. Sto parlando di atteggiamenti di mancanza di rispetto, cioè fa spesso ritardo, due volte ti dà buca, la terza volta gliela fai logistica e dici: guarda, mi hai dato buca due volte, eventualmente sono disponibile per quest'ora, se ti piace vediamo qua. Molto più semplice, ok? Meno accondiscendente, che si rifà a quello che ti stavo dicendo all'inizio. Un'altra cosa importante è di credere sempre alle parole di un uomo negative, mai a quelle positive. Cioè, se lui dice che non ti ama, gli devi credere. Se dice che ti ama, te lo devi confermare col tempo.
Non devi pensare, e questo funziona anche per voi ragazze, don't be shy, ok? Non pensate che voi siate unique, quindi che siate speciali. No, 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 funziona anche con voi. Cioè una donna mi dice ti amo, me lo sta dicendo in quel momento. Un uomo ti dice ti amo, me lo sta dicendo in quel momento. Eventualmente poi ti deve dimostrare col tempo, col passare del tempo, che potrebbe esserci qualcosa di funzionale fra di voi. O che eventualmente c'è un sentimento, cioè del sentimento, ok? Quindi devi inoltre fare anche molta attenzione a una tipica caratteristica che scopriranno alcuni uomini, che è quella del love bombing. Io questo, per esempio, non ne sono proprio colpevole, fortunatamente mi dissocio da questo stile, ma molte persone hanno questo stile, adottano lo stile del love bombing, quindi sono iperpresenti all'inizio, creano qualcosa di molto interessante all'inizio, di molto funzionale, di molto fluido, la relazione va alla grande, state alla grande, si evolve in modo fantastico, no? È tutto perfetto e poi eventualmente notate che noti che crolla, quindi che ci, si toglie molte delle attenzioni che ti dava all'inizio e quelle attenzioni non torneranno mai più perché era love bombing. Il love bombing funziona solo a riuscire poi a venire a ottenere qualcosa insomma con te a livello fisico, a giacere con te e non eventualmente a creare qualcosa di funzionale. Un'altra cosa importante che puoi fare è quello di ovviamente utilizzare una sorta di push-pull, quindi importante anche per dominare un uomo e utilizzare il caldo-freddo. Inizialmente ti dimostri molto attiva e attenta a farti sedurre, anche a essere ammaliata da lui e poi rimuovi per lo stesso lasso temporale per cui hai impiegato questa tecnica tutto quello che gli hai dato. Quindi se per una settimana sei stata molto ammaliata da lui, sei stata molto presa, la settimana seguente toglierai e continuerai con questo ciclo. Questo si chiama appunto push pull, quindi dai e togli, oppure hot and cold, caldo freddo, chiamalo un po' come ti pare. Un'altra cosa importante è quella di sorprendere la persona. Quindi se vuoi davvero dominare, devi anche generare degli spikes emotivi che puoi generare inserendo all'interno del vostro rapporto, comunque delle vostre frequentazioni, degli impatti dove lui magari rimane sorpreso a livello estetico, magari lo stai provocando a livello estetico e poi eventualmente però fai crescere molto la barra, diciamo, dell'eccitazione, ma poi non ci vai, quindi non concludi niente con lui. Questa è una cosa che puoi utilizzare e fare per generare una botta emotiva, una fortissima botta emotiva che ti consente poi per l'appunto di sedurre la persona con la quale stai interagendo. Un'altra cosa importante è quello di quindi fargli pensare, no? Allo stesso tempo che potresti andarci, ma poi alla fine non ci vai, ok? Inoltre, un'altra cosa interessante a livello verbale è quella che puoi utilizzare per dargli una conferma di qualcosa che è una sua caratteristica estetica o eventualmente anche del vestiario, complimentarti su esso, ma poi diciamo togliere il complimento o comunque criticarlo su qualcosa, ovviamente sempre in tono scherzoso. Tipo è una bella giacca, molto interessante, però i colori non sono proprio abbinati al grande, al massimo. Ecco, questo mi fai un complimento sulla giacca, però poi mi prendi per il culo, magari perché ho la magliettina della salute sotto. Ecco, questo è un buon modo per eventualmente, insomma, sedurre e quindi creare una botta emotiva anche nella persona che stai frequentando. Allo stesso tempo, se ti dice invece che lui deve fare le sue cose, che deve essere libero, allora lasciagli il tempo di uscire, lasciagli il tempo di andare in giro, lasciagli il tempo di fare le sue cose, fagli capire che sei assente quando lui sta con gli amici, quando sta frequentando delle persone, quando frequenta qualcun altro, quando è al lavoro, non pressare la persona, lasciagli il tempo di respirare. Mi capita molto spesso, alcune persone si mettono lì e mi dicono: ah, ma tu non rispondi, non ci sei, non fai questo, non fai quell'altro. Boys and girls, purtroppo uno, se ha uno stile di vita frenetico, ti risponderà una volta ogni ora, ogni giorno, una volta al giorno, non di più, perché magari il mio stile attualmente non mi consente di priorizzare una persona che frequento e rispondere ogni 2 secondi. Piuttosto preferisco vederla 2 volte a settimana, una volta a settimana. Ecco, quindi devi lasciare lo spazio. Leave him the fucking space, ok? Dagli lo spazio, è importante. Una cosa importante quindi è di tenere poi, infine, ultimo, sotto controllo pesantemente la tua gelosia, reprimere fortemente la tua gelosia, perché eventualmente una dimostrazione di qualsiasi tipo di gelosia, specialmente all'inizio, qualsiasi tipo di gelosia, ti porterebbe eventualmente a farlo allontanare, andare via, lo allontanerebbe, gli darebbe la conferma che tu sei super presa e lo farebbe adagiare addirittura sugli allori, addirittura potrebbe far spaventare. Quindi keep your jealousy on yourself, eventualmente sarai gelosa in qualche contesto quando poi la vostra relazione sarà confermata. Federico Picchianti qua per informazioni e servizi va in descrizione and I'll see you in the next.